Mamma diceva, ah, ma di anche quelle cose, sì, facendo, avevo fatto anche politica marcio qua a Salmonte, sono dei paesi qua in provincia di Varese che io mi interessavo per l'ambiente, se non che, per esempio, a Marzio con mio padre ci troviamo nel bosco, volevamo fare dei giri nel bosco. E siamo passati dall'Alpe della Croce, però era gennaio, poi adesso la data, beh, comunque era inverno, e quindi io a un certo punto ci siamo trovati nel bel mezzo del bosco, che era notte, e non sapevamo come tornare indietro per poi tornare a casa. Allora a un certo punto dall'Alpe della Croce, che sta appunto tra Marcio e Castelmonte, che sono dei paesi qua in provincia di Varese, su in montagna, 800 metri d'altitudine, dico a mio padre, papà seguimi, perché ero io a mio padre, seguimi, seguimi, andiamo verso una radura dove vediamo una luce, e addirittura come un globo luminoso, come se fosse una seconda luna, però non era una luna perché andava veloce, no? Percorreva il cielo in maniera veloce. Perché cosa è successo? Arrivavamo in questa radura, c'era questa luce di questo globo luminoso e poi lo vediamo sparire dietro una collina. In quel momento noi non ci siamo più trovati in questa radura, ma vicino al paese, perché io mi giro e vedo il primo palo della luce di Marzio. Eppure Marzio doveva essere a un bel po' di cammino. Non era lì vicino. Allora praticamente ci ritroviamo a Marzio, perché non a Varese? Allora ci potete trasportare a Varese? No, per due cose. Prima di tutto, sai, evito zone troppo dense di popolazione, così, se no, chi lo sa, sai, per non essere scrutati, non essere visti, fanno le cose veloci. Allora, veloci, tanto vale andare a Marzio. Se non che anche bella la notizia, perché ci siamo ritrovati a Marzio, tutti quelli del paese, tutti. Era sera ed è ancora aperto Albergo Vittoria. Beh, insomma. No, allora poi gli telefoniamo no, dall'albergo e questo Albergo Vittoria però in quel momento non faceva servizio, quindi noi saremmo dovuti tornare giù a Ecco, Varese. indubbiamente, Gennaro, le esperienze di abduction sono molto, molto interessanti, anche molto soggettive, perché comunque tocchiamo un campo di confine dove praticamente molto è all'esperienza personale, più delle volte purtroppo scarsamente documentabile. Comunque, per rimanere in tema, un altro nostro lettore ci chiedeva se hai letto il Pianeta degli Dèi di Sitkin e che cosa ne Sì, un pensi. po' l'avevo visto online, non ho una copia, però qualcosa l'avevo vista su internet. Allora, la parte del contatto, tutto vero. Semplicemente, però, comunque, Sitkin si basa sui suoi studi, e quindi c'è l'unico problema, perché è tutto vero, tutto per tutto, l'unico problema è quando si reputa l'arrivo degli Anunnaki lo si lega al discorso dell'oro e dell'argento, e si lega al discorso degli Anunnaki con lo sfruttamento dei terrestri per cavare dalle miniere della terra oro e argento. In realtà questo non sussiste. In realtà tramite gli extraterrestri per far volare le loro navicelle spaziali, come si usa l'oro anche elettronica, così chiaramente anche per far volare le navicelle spaziali funzionano con il mercurio in sublimazione, evaporazione, circuito di mercurio, perché i gas di mercurio creano una situazione, una sorta diciamo di bolla che crea una forza antigravitazionale, e la navicella spaziale funziona in antigravitazionalità. Però per far funzionare il circuito di mercurio è necessario l'ununezio, che praticamente gli extraterrestri lo chiamano ununezio con la Z. Sulla Terra dicono che è stato scoperto negli Stati Uniti, in realtà lo si conosceva bene, bene già da prima tramite navicelle spaziali extraterrestre, e lo chiamano con la X, ununezio con la X. Se non che questa cosa mi era stata data appunto
dagli extraterrestri, questo nome che, di questo metallo così. Praticamente è un metallo ionizzato radioattivo. Praticamente la radioattività per far funzionare queste navicelle spaziali. Noi abbiamo per esempio le barre di uranio per fare l'energia nucleare così. Però il problema dell'uranio è che dopo rimane tra qua e ce lo troviamo scorie. Loro invece riescono in pratica a far diventare radioattivo il calcio, l'elemento calcio, e facendo questa radioattività, però li devono praticamente subito elettrizzare, perché sennò c'è il decadimento di questi isotopi radioattivi. E elettrizzandoli e facendoli andare in circuito, funziona tutto. Una volta che si toglie l'elettricità, si toglie in quel medesimo istante anche la radiazione. Quindi questo fa sì che non ci siano problemi di scorie radioattive. Naturalmente, se si blocca il circuito, poi potrebbe non ripartire più, perché c'è il decadimento proprio dell'inerzio, decade proprio il materiale, no? E quindi si trasforma e quindi non ripartire, ecco perché poi sono sempre un po' radioattive queste navicelle. Però una volta che si toglie, il circuito si spegne, la radioattività finisce e non c'è neanche il problema delle scorie. Comunque questo metallo capta anche energia dall'esterno, quindi una navicella spaziale può anche captare energia dall'esterno e continuare a volare, no? Diciamo così, a gravitare, no? Volevo chiederti, quindi tu sei d'accordo con Sitting? Io chiaramente ho anche molta fede, sono cattolico, però nelle religioni, perché semplicemente è una maniera per l'uomo, una via per conoscere Dio, semplicemente cosa serve? A capire che siamo tutti fratelli. E quindi che ognuno abbia la sua via per capire Senti, Gennaro, questo. ti volevo chiedere, tu sei d'accordo con Sitting che noi siamo stati praticamente, siamo una sorta di ibrido tra qualcosa che già esisteva, forse l'uomo sa, insomma. Ecco. Praticamente sì, nella realtà dei fatti noi eravamo scimmie, in pratica Anunnaki, loro chiaramente in pratica diciamo così non lavorano, non fanno queste cose perché hanno tutta la tecnologia per fare qualsiasi cosa. Quindi non hanno bisogno, per esempio, ecco, quindi non hanno neanche bisogno degli schiavi terrestri per prendere l'oro, perché ormai con la tecnologia che hanno non hanno bisogno di questo. Riguardo l'oro e l'argento, eravamo noi terrestri, che era un dono nostro, perché sapendo che gli Anunnaki utilizzavano oro e argento per le loro attività, per le loro navicelle spaziali, i terrestri, per dare un dono agli dèi, agli Anunnaki, ecco che quando trovavano pietre di oro e argento, facevano di tutto per dare questo dono agli dèi. Ma era un dono agli dèi, non era una schiavitù, a prendere. Praticamente noi siamo una razza, per questo poi torneranno. Non è che la razza terrestre è una razza così da lasciar perdere. È molto importante nella storia dell'universo, perché noi siamo una razza rara, nel senso noi viviamo all'esterno di un pianeta. Guarda che è una razza. Perché tantissime razze, non dico tutte, però moltissime razze vivono all'interno dei pianeti in realtà. Quindi una razza come la nostra che vive all'esterno di un pianeta è molto importante anche per creare nuove razze future. Andiamo a parlare per un attimo di Nibiru, Gennaro. Com'è che non si riesce a visualizzarlo, visto che è così vicino, visto che ci troviamo già a ottobre del 2012, quindi manca veramente poco. Il pianeta che comunque è descritto come un pianeta ma più grande, un pianeta molto grande, e tra le altre cose vicino anche al Sole, come mai non riusciamo a vederlo ad occhio nudo o con dispositivi? Con telecamere, con videocamere, oppure con qualche telescopio, quelli anche amatoriali, semiprofessionali, che comunque I sono abbastanza motivi sono diffusi. diversi. Allora, partendo dal punto che comunque la presenza di Nibiru è sicura, c'è poco da fare. Quindi, il punto qual è? Allora, da diverse maniere, diverse cose sono. Allora, prima di tutto,
che per esempio chi ha le normali videocamere e tutto quanto sono chiaramente apposta per evitare dei problemi, no? Tipo flash, così che possano danneggiare la videocamera, eccetera, eccetera. Quindi comunque c'è uno schermo protettivo, uno va a vedere il sole e comunque la videocamera in realtà è schermata un po'. In altri casi sono riuscito a vedere Nibiru, però poi c'è sempre il problema dello scetticismo, devo confutare Nibiru. Ci sono tantissime persone anche che ho conosciuto direttamente, hanno osservato Nibiru, hanno fatto le foto, però come al solito poi erano gli sceci e dicono no, sono riflessi. Allora, anche chi riesce a fare foto a Nibiru, poi non gli credono. E allora è tanto piacere, sta così la cosa. Altra cosa, che in realtà, mentre Nibiru si sposta, in realtà si sposta anche il Sole nell'universo. Non è che il Sole sta su un asse. Il Sole gravita nell'universo. Come si sposta intorno al Sole, però il Sole si sposta in realtà nell'universo. Quindi, mentre si sposta Nibiru, si sposta anche il Sole nell'universo. Sono due stelle in un certo senso, perché comunque Nibiru è una stella nana, e quindi c'è anche questo problema che Nibiru rimane molto vicino al Sole. C'è, tra l'altro, non è ancora scritto sul blog, comunque tra gli ultimi cerchi nel grano comparsi, il penultimo è un crop circle in Brasile, che si è formato un po' di giorni fa, una settimana fa in Brasile, e evidenzia proprio il sole, si vede bene il sole, e Nibiru con la coda del drago attorno al sole. Quindi questo è un esempio proprio che ci vogliono far capire: Nibiru non si vede, sta vicino al sole. Ecco, un nuovo argomento che hai appena aperto tu, quello dei cerchi nel grano, che ben si sposa con il tema di questa sera. Che cosa sono i cerchi nel grano? Sono gli extraterrestri che li creano? Perché li creano? Oppure sono semplicemente qualche trovata o di qualche buontempone, o forse addirittura del governo che sta testando nuove armi, nuovi sistemi tecnologicamente avanzati? Sì, sono messaggi di queste creature extraterrestri. Praticamente li fanno un programma, loro trovano il campo adatto, fanno dei programmi, mandano delle navicelle, arrivano alla navicella spaziale, però solitamente molto lontana. Dalla navicella spaziale si stacca una navicellina a forma di cilindro, no, normalmente. Sì, una specie di sonda, una navicellina a cilindro. Da questa sonda, diciamo, questa navicella, si stacca, si aprono e escono delle sfere di luce. Le sfere di luce hanno già un programma loro decodificato che crea proprio come un tessitore, come fare un vestito, no? Crea sopra il campo, che sia grano, ma addirittura tu puoi immaginare, sono crop circle nel mais. Il mais è impossibile da piegare, e invece si piega come niente. Viene irrorato proprio di radiazioni il campo in una maniera tale come forni a microonde, e si piega, ma in una maniera impossibile. Un terrestre non potrebbe mai fare una cosa del genere. Fatto sta che, meno male, con i buoni contatti che sono sempre mario, comunque essendo stato in politica nel secolo scorso, negli anni 90, comunque ho sempre mantenuto un buon contatto, semplicemente perché era la cosa migliore. Se siamo tutti fratelli nell'universo, siamo anche tutti fratelli sulla Terra, quindi in una dovuta maniera. E così, sì, spero tanto. Io li spronerò in tutte le maniere le autorità per dire le cose come stanno, perché adesso che è il 2012, tu pensate, ti faccio un esempio: se si sa la verità, bene, ci si può muovere per il futuro. Se la verità, perché la verità comunque a breve viene sicuramente fuori.